farai un seminario inerente a quello che sono la crescita personale non interiore. E hai attribuito un nome a questo evento, che è praticamente la vita è un gioco. Sì. Cosa intendi per Allora, sì, in questo? realtà si tratta di una specie di convention, workshop, io non ho mai fatto una cosa di questo genere, che esula dalle arti marziali, o meglio, tratta le arti marziali, tratta la parte più profonda di quello che è il percorso di un artista marziale. È intitolata La vita è un gioco. Perché? Perché molto spesso in realtà noi attribuiamo a situazioni o circostanze una pesantezza che è appunto attribuita da noi. Quindi io ho fatto sempre l'esempio anche dell'osservare i bambini. I bambini in realtà vivono la giornata giocando. E questo modo operandi che ha il bambino lo fa vivere in modo più leggero. Quindi nella convention io tratterò temi molto importanti come l'autostima, che cos'è la paura, le parti che compongono l'essere umano, però in maniera non superficiale, ma in maniera più leggera. Quindi ho voluto attribuire il nome, cioè il titolo, La vita è un gioco, per non appesantire ulteriormente quello che può essere la risultante di una vita già pesante. Quindi È entro noi interessante. si fanno battute. Diciamo che la voglio affrontare come l'affronterebbe un comico. Perché il comico in realtà dice cose veramente interessanti, sì, sotto una forma di divertimento. Ed è la forma migliore. Io insegno in palestra anche così perché? Perché se c'è una leggerezza, si ride, si scherza, sempre mantenendo la serietà di quello che si fa, si è più propensi ad assorbire le informazioni. Pensa un attimino se io dovessi entrare in palestra e insegnare in maniera a mo' di despota, no? Ragazzi, fate questo, fate quello, flessioni. Uno cosa succede? La mente si cristallizza, ti senti in frigo, ti senti tutto in un pezzo, ti senti militare della situazione, però questa cosa qui è soltanto nel contesto palestra. Poi fuori, se ti capita una situazione dove tu devi mettere alla prova realmente quello che è stato appreso in palestra, ti cristallizzi. Quindi il bambino perché apprende subito? Perché in realtà non si fa paranoie, non si fa segni mentali. Il modo operandi che ha un bambino è un modo divertente, cioè giocoso, e lui mentre gioca apprende. Quindi il bambino è totalmente, si comporta come una spugna. Invece l'adulto, che è pieno di filtri, pieno di paranoie, segni mentali, cosa succede? Se tu gli spieghi un qualcosa, inizia ancora prima di intraprendere quel percorso che tu gli spieghi, inizia già a farsi delle paranoie lui. Ma è troppo difficile per me, non riuscirò mai, come si fa, come non si fa. Quindi il tema, perché metto su cui la base, non il tema. La base su cui si poggia tutto questo workshop è il giocare. Hai fatto prima un parallelismo inerente alle parti del corpo, no? Sì. In che modo sono correlate al gioco in serie che hai annunciato? Qual è la correlazione tra Allora, quei c'è da dire discorsi? questo. L'essere umano in realtà è composto da più parti. Alcune parti sono invisibili. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi alcune parti non le vediamo, noi siamo meriti a dare attenzione soltanto a quello che si vede. Per esempio, tu che fai i cocktail, no? Devi stare anche molto attento alla combinazione di colori, oppure magari tu pensa a uno chef, no? Devi stare attento all'impiattamento, in modo tale da poter catturare subito l'attenzione di chi lo mangia, nel tuo caso di chi lo beve. Puoi vedere magari anche una persona, un bel ragazzo, una bella ragazza come si veste. Noi siamo praticamente ormai schiavi di quello che si vede. Ti faccio un esempio, io posso fare anche un piatto o un cocktail, magari che ha un colore brutto, marrone, nero, oppure un piatto che magari da vedere è una schifezza, però poi quando lo assaggio è buonissimo. L'essere umano ha delle parti che in realtà non si vedono.
io all'interno, nel contesto praticamente workshop, illustro alcune parti dell'essere umano facendo anche degli esempi. Qua una premessa, il workshop che io andrò a fare non è un workshop dove io parlo, la gente mi ascolta, stop. Interattivo. Sarà interattivo, io farò delle domande, quindi per alzata di mano ci saranno le risposte, può darsi anche che faccio venire persone sul palco, perché deve essere uno scambio di energia. Chiudo la parentesi. Quindi alcune parti del corpo non si vedono. Noi abbiamo un corpo fisico, che è quello tangibile, poi abbiamo un corpo mentale, il potere delle visualizzazioni, del pensiero, e poi abbiamo un corpo emotivo, un corpo energetico, un corpo spirituale. Ahimè, ci sono tante persone che non credono diciamo, ai corpi più sottili, cioè ai corpi fatti di vapore, invisibili. Il problema è che io posso anche crederci o non crederci. Io faccio sempre l'esempio del filo metallico nel quale scorre la corrente. Tu puoi credere o non credere che mi scorre la corrente, ma se lo prendi, se prendi il filo in mano, tu la corrente la prendi lo stesso. Quindi parlerò anche dei livelli, farò degli esempi. Ci sono anche alcune ricerche che ha fatto uno scienziato nel 1922, dove aveva le prove del campo magnetico dell'essere umano. Ci sono delle foto, le foto Kirlian, dove vengono praticamente viste, visto il campo eterico che ha l'essere umano. Come non si può spiegare l'amore, non si può spiegare la paura. Noi cerchiamo sempre di razionalizzare quello che non riusciamo a vedere. Una cosa interessante, nella cultura, per esempio, ebraica, loro fanno sempre degli esempi e delle metafore lampanti per far capire alla persona qualcosa di non tangibile. Siccome adesso siamo dediti al fatto dei social, le foto, allora cerchi di farti una foto, il selfie, no? L'era del selfie, c'è molta vanità in giro. Ecco, nel mondo ebraico la vanità viene rappresentata come la nebbiolina che si forma la mattina sull'erba, che nelle prime luci del sole svanisce, quindi la vanità. Però tu vedi magari un bel ragazzo, una bella ragazza su un social, poi magari conosci questa persona ed è totalmente il contrario di quello che mostra. Quindi farò anche degli esempi lampanti. Infatti, in alcuni video, per esempio, che tu hai fatto in questi anni, molto spesso andavo a toccare argomenti tipo comfort zone e via dicendo, ma c'è anche in questo discorso correlato nell'evento che andrai a trattare oppure no? E se sì, quali sono le relazioni che stiamo parlando? Allora, che cos'è la comfort zone? Comfort zone è una zona di comfort dove in realtà è una gabbia che si autocostruisce, dove la persona in realtà ha la padronanza di tutto quello che mi circonda. Tutto quello che mi circonda in che senso? Appunto la zona, l'ambiente lavorativo, le persone più vicine, quindi famiglia, ragazza, moglie, ragazzo. Si crea praticamente un mondo a sé, cioè un mondo, ti crei un mondo. La comfort zone per tanti tipi di persone va bene, per altri tipi di persone non va bene perché la persona ha dei segnali a livello animico, proprio i cosiddetti anche attacchi di panico, parlerò anche di queste cose qua, che sono dei messaggi che l'anima, l'energia dà alla persona per fargli capire che sta attraversando una strada che non è sua, oppure una zona che si fa andare bene perché mette in mezzo la testa. Parlando sempre delle parti del corpo, noi abbiamo tre cose fondamentali: abbiamo il cuore, una testa e il corpo fisico. Una volta gli antichi, che sapevano molto di più, utilizzavano il cuore come impulso primordiale. Faccio un esempio. Io faccio sempre esempi di coppia o d'amore perché ci passiamo tutti, no? È più palpabile.